Proviamo a parlare col parroco, magari nel senso ci dice qualcosa di questi versetti. Salve di nuovo, padre. Bonjour, monsieur. Che piacere incontrarla di nuovo. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Non avevo tempo per sedermi. Quindi abbiamo fatto anche questa cosa qua. Penso si sia scritto tutto. Intorno all'esterno della descrizione ci hanno scritto numeri. E ok. Ok. Quindi però, ora? Cosa devo andare a parlare con Nico? Possibile? Proviamo ad andare a parlare con Nico? O forse devo tornare in Spagna a parlare con la Ho risolto signora? un Ecco. altro enigma. Davvero? Beh, penso di sì. E allora, che cos'era? Qual è la risposta? 1314. Che cosa significa? È la data in cui Jacques de Molay venne mandato a rogo, non è vero? Naturalmente. La risposta è nascosta in una finestra colorata. Quando guardai con la lente, la figura cambiò. Diventò un uomo circondato dalle fiamme. Mi sembra che le risposte degli enigmi dei Templari siano tanto complicate quanto gli indizi. Ogni Più o tanto meno. mi chiedo se il manoscritto non sia semplicemente uno scherzo. I cavalieri templari non erano tipi da mettersi a fare giochetti del genere, vero? No. Allora, quindi. Guarda il calice adesso, Nico. Vediamo. Cos'è successo? È lucido! Il prete al Montfaucon me l'ha lucidato. È incredibile! Sì, sembra nuovo. Ottimo lavoro! È incredibile! Ok. Diamo un altro. Quindi, questo l'abbiamo fatto. Questo l'abbiamo fatto. C'è un Giusto? sulla per con i miei. Allora, vediamo un po' C'è questo. un uomo che lavora su un telaio. C'è una donna, ma la sua. Sarà meglio che. Ritorniamo in ricerca, ok. Dove andiamo adesso, però? Pensavo di dover andare in Spagna, ma perché non mi fanno tornare negli altri posti? Musée de Crune? È l'unica? Cioè, l'unico che mi dà un po' di indizi è lui, alla fine. Per Salve forza. André. Salve. Quando ero in Siria, ho scoperto una strana statua pagana. Era come una testa con tre facce con la barba. Orribile. Potrebbe essere Baphomet, l'idolo descritto dai Templari. Poveri Ok. cavalieri di Cristo avevano un idolo del genere. Secondo quanto si dice, la descrizione dell'idolo è stata rinvenuta tra le prove dell'Inquisizione. Ricorda, nessuna statua o idolo sono mai stati trovati tra i beni dei Templari. Finora, proprio il mese scorso, è stata disotterrata una statua di Baphomet proprio qui a Parigi. Dove? All'Institut Hermétique de Nerval. La statua è sotto alle fondamenta. È stata scoperta da alcuni muratori mentre stavano ristrutturando la costruzione. Non puoi dirmi nient'altro a proposito della statua di Baphomet? È un'immagine terrificante ancora adesso. Una testa con la barba. Alla base della statua sono incisi i simboli dei Templari. Uno dei muratori ha notato una macchia strana alla base. Diceva che sembrava sangue. Sangue. Attenzione. Sì. Niente da fare. Ok, niente. Se non dobbiamo Prete fare nient'altro, protesta. allora andiamo direttamente in sto posto che ci ha detto lui. Nuova zona. Eccola qua. Site del Baphomet. Ah, non lo vedevo dove era il personaggio. Dicevo, dove caspita è il personaggio? Ok. Scusami, potresti aiutarmi? Cosa c'è? Ho alcune domande. Stai facendo un bel lavoro. Grazie, ho un certo orgoglio professionale. Penso di non avere mai visto nessuno fumare Gauloise con tale stile. È talento naturale. Volevo fare il sarcastico. Io l'indifferente. Sei molto bravo anche in quello. Grazie, viva l'indifferenza! Allora, che stai facendo qui? Sto facendo una pausa. Intendo quando finisci la pausa. Quando finisco la pausa? Un concetto interessante, monsieur. Probabilmente avrai bisogno di pensarci. Potrei fumare un'altra sigaretta mentre ci Questo qua è un penso. genio, Forse domani. eh? Ok, lasciami spiegare in un altro modo.
Per quale motivo sei stato assunto? Per mantenere gli scavi archeologici del seminterrato di questo edificio liberi da detriti e ritoccare i danni alle intelaiature delle porte con il mio modesto barattolo di colore. È un lavoro di responsabilità. Sfortunatamente non sono una persona molto responsabile. Allora cosa sai a proposito degli scavi? So che non mi faranno entrare per fare il mio lavoro. Protesterei con il sindacato se... Se ti fossi preso la briga di scriverti. Giusto, sai cosa allora? Sono sorpreso dal tipo di gente interessata agli scavi. Cosa c'è di strano riguardo ai visitatori degli scavi? Nessuno di loro sembra un archeologo. Che aspetto ha un archeologo? Completo a tre pezzi, borsa di pelle di coccodrillo, Rolex, Oyster... Ma nessun archeologo si veste in tale modo. Giusto, monsieur, giusto. Allora chi sono? Non me ne importa, basta che mi paghino. Saranno quei tipi là famosi. Quelli che tecnicamente dovrebbero essere i templari. Cosa ti suggerisce la parola templare? Templare? Ah! Niente? Niente. Perfetto. Vediamo. Incredibile! Hai mai visto quest'uomo? Sì, mi ha fatto molte domande, proprio come te. Ah, ecco, Khan è di nuovo qua. Hai mai visto niente? Sì, è un calice per la comunione. Lo so, e anche tu lo sai. Una volta facevo il chierichetto. Tu? Sì, io. Che c'è di così strano? Niente. Un fazzoletto unto. Non avvicinarti troppo alla mia sigaretta, monsieur. O ci sarà una bella conflagrazione. Ho una chiave. Un tempo lavoravo nelle fognature. Oh, non ne dubitavo. Feci una pausa per fumarmi una sigaretta in una sacca di metano. Esplose tutto? Il coperchio di un tombino atterrò dall'altra parte della Senna, così fui licenziato. Mizzica. Qualcuno di nome Merlin ha ficcato il naso da queste parti. Indossava una maglietta con la scritta «Il mio nome è Merlin»? Ne dubito. Allora come diavolo faccio a sapere il suo nome solo guardandolo, eh? In effetti. Ero sicuro che il mio aggeggio per fulminare avesse scagliato la sua freccia in Siria. Ah, ok, perfetto. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Quindi di qua non possiamo andare, andiamo qua. Ehi tu, giù le mani dal mio bidone della spazzatura. Ok. Adesso si incazza, cioè finora fa il coglione e poi si incazza. Vediamo. Ehi, monsieur. Giù le mani dal mio barattolo di vernice. Ok. Incredibile. Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno. Questo qua è simpatico quanto la merda nei tubi, eh? Ok, andiamo qua. Vediamo un secondo. Non potevo capire l'utilità di una collezione di sporcizia e pezzi di mattone. Va bene, qua. L'entrata conduceva a uno stanzino che non aveva più la porta. Dentro non c'era niente di interessante. L'entrata era piena di vecchie casse di tè, scatole di cartone e così via. Tutte vuote e inutili. Io direi di parlare con lui, è l'unica. Cioè, non c'è molto da fare. Salve, mi scusi? Oui? Allora, che sta facendo esattamente qui? Sto facendo la guardia. Si aspettava di trovarmi a tosare pecore? Si simpatico, calmi, non mi ero reso conto che fosse una guardia. Simpatico. Mi piacerebbe sapere a cosa sta facendo la guardia. Quello è un segreto. Altrimenti non sarebbe un sito archeologico, vero? Me lo sta chiedendo o dicendo? Glielo sto dicendo. Allora perché chiedere? Avevo la sensazione che non si trattasse di un semplice buco nel terreno. Anche secondo me. Che cosa ne sa dei Cavalieri Templari? Ci fu un lungo momento di silenzio. Poi la guardia disse... Niente. Proprio niente? È un test. Cosa? Come un test sulla storia della musica pop? No, come un... test. Ok, sì, è un test. Allora, non so assolutamente nulla a proposito dei Templari. Ok. La guardia era estremamente evasiva. Ci voleva qualcosa di più che la semplice buona volontà per poter passare. Apriamo questa roba? Gesso non è un souvenir eccitante. In effetti. Ha mai visto questo? Lo ha già visto? No.
Si è spaventato. Oh, pensai di mostrargli il calice. Poteva essere sul libro paga dei cospiratori. Ui? Lei ha un'improvvisa urgenza di cantare. Vuole unirsi a voi? No, non si conta qui. Guarda, un fazzoletto sporco di cerone. Proprio quello che ho sempre desiderato. E allora prendilo, se va. Se mi lo dà, la faccio entrare. Veramente? No, naturalmente. Che me ne farei di un vecchio fazzoletto? Sto qua è simpaticissimo, proprio. Oh, no. Questo gadget è una chiave per la fognatura. Ecco cos'è. Ha mai sentito questo nome? Merlin? No. Non possiamo fare altro, attenzione. Au revoir, monsieur. Di qua non mi fa raggiungere la porta mentre la guardia si trovava là. Qua? Non potevo immaginare quello che avrei ottenuto girando il termostato. C'era un termostato montato su un termosifone. Il termosifone stava emanando molto calore, poiché il termostato era stato impostato alla temperatura massima. Non era sorprendente che facesse così caldo, malgrado la porta aperta facesse entrare l'aria fredda dell'autunno. Quindi, non potevo immaginare. Non mi fa far niente. Questo? Le dispiace se uso il telefono? Fascia pure, sono pagato per fare la guardia a questa porta. Il telefono può fare la guardia a se stesso. Simpaticissimo, proprio. Chi chiama? Nico? Pronto? Nico? George, cosa hai scoperto? Ancora niente. Niente? C'è qualcosa che non va? No. George, perché mi telefoni? Oh, nessun motivo. Volevo solo sentire la tua voce. Veramente? Allora questa è la mia voce che dice di non disturbarmi, sono impegnata! Ah. Mamma mia, togliti sto bacco dal culo, ciccia, mamma mia. Ragazzi, oh. C'era una porta chiusa con toilette inciso sulla vernice scrostata. La porta è chiusa a chiave, monsieur. Ho capito, ma se vuole andare in bagno non può andarci? Vediamo un po' se mi fa accedere al bagno. Che c'è? Fa decisamente caldo qui. Devo lasciare la porta aperta per permettere l'accesso degli operai e allora, perché no? Alzai il riscaldamento. Potrebbe coprirsi meglio. Ho i guanti nel caso dovesse fare freddo, ma perché preoccuparsi quando fa caldo? Ok. Vorrei usare il gabinetto, ma la porta è chiusa a chiave. Oh, questo non è un problema. Può avere la chiave. Grazie. Ah, ok, c'è la tua chiave, perfetto. Immagino di doverla inserire. La porta era chiusa. Ok. Certo che queste cose basilari potevano farle anche di per sé loro, senza dover per forza farle utilizzare, però va bene. Vediamo. Non mi sarei lavato le mani in questo posto, per cui non avevo bisogno di asciugarmele. Sulla parete c'era un asciugatore automatico per le mani. Cosa c'è qua? Del sapone. Oh no, sapone sporco. Come avevano potuto fare una cosa simile? Quindi cosa vuoi I fare? I rubinetti erano arrugginiti. Oh no, il rubinetto dell'acqua fredda sembrava rotto. Stava gocciolando nel lavandino. Forse... Quello non potevo farlo. Oh no, sapone sporco. Sapone sporco, ok. Quello... Se lo mettessimo qua? Sulla parete c'era una... Scusate, non capisco. Sto cercando di capire che cosa vuole che facciamo. Non avevo intenzione di portare con me una saponetta sporca. E quello l'avevo capito. Trovandomi in un gabinetto pubblico come questo, mi venne nostalgia del bagno in Siria. Il posto era tenuto molto in ordine, o perlomeno lo era prima che lo devastassi, ma era stato per una giusta causa. Scusate, lo devastassi. La cosa sembrava veramente... Ah, quello del Siria, fatta. Scusate. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. La cosa sembrava... Ok. Non volevo carbone. Però in effetti qua c'è una pala. Non volevo. E che in effetti non c'è molto da fare, ragazzi, qua. Riprendiamo la saponetta. C'è qualcosa da fare con la saponetta. E l'ho capito, e fin lì va bene. I rubinetti erano...
Prendi queste, mettiamo. Oh no. Sulla parete c'era un asciugatore automatico per le mani. Però vedi che non c'è nient'altro. Cioè, come cazzo la faccio? Quello non. Ah, no, aspetta, però posso far questo. Quello no. No, neanche. Forse questo? Quello non potevo farlo. Perché no? Quello. Oh no, sapone. Oh, le cose non è che sono tantissime da fare. Qua c'è il sapone sporco, va bene. C'è qua l'acqua e qua l'affare. Ho immaginato di dover mettere questo sotto l'acqua e poi dopo. Cioè, però il problema è che non lo fa fare. I rubinetti erano arrugginiti. Oh no. Di nuovo Quello questo? non. Le chiavi Forse ormai. avrei potuto creare una copia della chiave. Ah, ok. Sì, vabbè, ma qua scusate, La spiegatemi ora. chiave aveva lasciato un chiaro segno sulla saponetta. La saponetta aveva l'impronta di una chiave. Dicevo, spiegatemi ora, ragazzi, come caspita uno ci dovrebbe arrivare a Lo queste sapevo che cose. tenermi il gesso sarebbe servito. Immaginavo che fosse quello. Ora ci serve l'acqua. Il gesso nello stampo era un altro passo nella giusta direzione. Riempì l'impronta della chiave con del gesso. Non si Acqua. può far prendere forma al gesso senza bagnarlo. Esatto. Ormai questa cosa qua l'avevamo già vista in Irlanda. Era abbastanza easy. Ma da solo il gesso bagnato non serve a nulla. Per Bisogna velocizzare il processo, usai asciugarlo. l'asciugacapelli. Ok. Quindi abbiamo la chiave per qua. C'era voluto un po', ma avevo costruito una chiave di gesso poco convincente, troppo fragile per essere utilizzata in una serratura. Dovevo sostituirla con quella originale. Il problema era che sembrava di gesso e non di metallo. Anche quella statua di gesso in Siria non sembrava di pietra fino a quando non ho usato l'ingegno. Forse potrei migliorare anche la chiave. Col carbone? Così? Forse no. Forse no. Forse no. Secondo me col Non volevo carbone. carbone. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Fatemi pensare, se usciamo. Ehi, monsieur, non se ne vada con le mie chiavi. Ok, diamogli ste cazzo di chiavi, così è Salve contento. di nuovo. Che c'è? Ecco le chiavi. Merci, monsieur. Ok. Ci Non vediamo. Au ricordo. revoir. Non ricordo che cosa c'era qua. Ma ne andiamo un secondo ancora. Non potevo capire l'utilità di una collezione di sporcizia e pezzi di. Ok, e qua invece? L'entrata conduceva a uno stanzino che non aveva più la porta. Dentro non c'era niente di interessante. Delle scatole L'entrata c'erano. era piena di vecchie casse di tè, scatole di cartone e così via, tutte vuote e inutili. Mi sorge il dubbio che dobbiamo fare qualcosa con questo. Ma che cosa? E qual è il problema? Questa è bella. Questa chiave non ingannerà la guardia, è del colore sbagliato. Infatti deve essere grigia. Qua però è grigio in effetti l'affare. Ok, vediamo un po' se riusciamo a Ciao, sono convincerlo. di nuovo. Chi c'è? Ho forgiato questa chiave con il gesso. Che eccitante, che intelligente, che inutile. Ci vediamo. Au revoir. Se faccio così. Ehi, monsieur, giù le mani da. Ok. Incredibile! Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno. Buah. E come caspita faccio a fare le C'era un cose? bidone della spazzatura. Colore grigio piombo.
Interessante. Eh sì. Ciao, sono... Mi facesse parlare, chiedergli qualcosa, vediamo. Non so come caspita fare. Questo qua tecnicamente... C'era un bidone della... Siamo delle sigarette. Secondo me ho comunque qualcosa. Cioè non c'ho niente che gli possa servire al momento nell'inventario. E qua non mi fa uscire naturalmente perché non ho finito il livello. Quindi c'è qualcosa che devo fare qua. Perfetto. Cerchiamo di capirci. Ok. Spensi il riscaldamento e attesi. Come avevo sperato, la guardia aveva indossato il guanto. E quindi cos'è cambiato? Cioè, ok, i guanti, ma... Serve di nuovo. Che c'è? Devo usare la toilette, di nuovo. Di nuovo? Ho questo problema. Vuole che entri nei particolari tecnici? No, non importa. Ok. Cola. Ma non riesco a Pronto, fare... Nico, sono... Pronto, Jean. Mi trovo agli scavi, ma non mi permettono di entrare. Dannazione! Dobbiamo scoprire cosa si trova là dentro. Okay. Non preoccuparti, ho un piano. Però mi serve il tuo aiuto. Ok? Okay. Cosa vuoi che faccia? Voglio che tu trattenga qualcuno al telefono per un po'. Chi? Un imbianchino. Devo impadronirmi del contenitore del colore. Oh, ok. Stai in linea, lo vado a prendere. Aspetta, devo ridargli le chiavi a lui. Sì, ma comunque... Scusate, non è per cattiveria. Però, nel senso, non ha molto senso. Cioè, era a fianco a me questo qua. Mi sentiva che dicevo le cose. Boh. Parliamo con lui. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? C'è una telefonata per te. Pour moi? Sei sicuro? È una donna. Ha una voce sensuale. Una donna? Ci deve essere un errore, monsieur. Ha chiesto di quel pezzo d'uomo con le dita ricoperte di nicotina e il culo sporgente. Sembro proprio io. Dammi il telefono. Non si può far aspettare una signora. Ok. Perfetto. Lui scende giù. Noi prendiamo la chiave. Perfettissimo. Qua possiamo guardare adesso. Una vecchia carriola si trovava accanto a un bidone della spazzatura pieno di rifiuti. Questo ci serve proprio da prendere anche? No. Perché mai dovrei avere bisogno di un intero... Ah boh, ci ho provato, scusa. Bien, monsieur, che strana donna. Non riuscivo a staccarmela di dosso e poi improvvisamente nient'altro che abusi. Veramente? Oui, abusi. Vabbè, devo finire questa sigaretta. Monsieur, se dovesse venire di nuovo, non ci sono. Se dovesse venire di nuovo, in che senso? Cioè, hai fatto tutto da solo, tipo... Quindi se adesso io rimetto in... Avevo spento il termostato e iniziava a fare piuttosto freddo. Ok. Chiediamogli le chiavi del bagno. Serve... devo usare la... Ora avevo sostituito la chiave degli scavi con una fasulla. Sembrava che potesse andar bene, ma si capiva che era fasulla. Ok. La porta era chiusa a chiave. Vabbò, usa adesso la chiave però. Perché non la usi a chiave? Ok. Quindi questa qua cos'è? Era la chiave degli scavi che avevo rubato. Ok. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Non c'era bisogno di avvicinarsi per notare. Non volevo. E altre cose però, ragazzi, sinceramente, forse devo tornare da Nico adesso.
Probabilmente, forse devo andarmene via, devo andarmene qua, forse. L'entrata conduce dentro. Non potevo raggiungere la porta mentre la guardia si trovava là. Ho capito. Quindi. Salve di nuovo. Che scè? Trattenni il respiro e sperai che non notasse la sostituzione. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Ottimo, Ci perfetto. vediamo. Au revoir. Vediamo se chiamando Nico succede ancora qualcosa. Pronto, Nico, sono di nuovo io. L'avevo intuito. Cosa vuoi questa volta? Cosa hai detto Madosca. all'imbianchino? Non lo ripeterò, Forge. Senti, ho bisogno che la guardia si allontani. Puoi ritelefonare e chiedere di chiamare di nuovo l'imbianchino? Ok, richiamo subito. Ottimo. Perché scusa, è uscito? Questo sembra un buon appostamento per osservare lo sviluppo degli eventi. Ehi tu, squilla il telefono! Sì, chi è? Come faccio a saperlo? Non sono mica la tua segretaria. Non è una Simpatici pollastra, tutte e due, vero? eh? Sì, è una donna. Vai a rispondere? Ha una voce calda e sensuale, come cioccolato fuso? Sì, ha una voce veramente sexy. Muoviti, ti aspetti! Non voglio parlare con lei. Ho capito, allora stai sprecando il tuo tempo blatterando con me. No, non capisci. Mi rifiuto di parlare con lei. Ti rifiuti? Ti rifiuti? Sto perdendo tempo prezioso. Non farmi ridere. Prezioso il tuo tempo? Attenzione. Sei sempre in giro tutto il giorno a bighellonare. Ho un lavoro di alta responsabilità. Oh. Non fare lo spiritoso, balordo mastodontico. Il mio è un lavoro importante. Oh, Si mena, no? possibile. Altrimenti avrebbero assunto qualcuno competente. Cosa significa? Invece hanno assunto uno squallido poliziotto corrotto come te. Tutto muscoli e Corrotto? niente cervello. Perché Ah. tu? Sembrava che questo show sarebbe continuato per un po'. Era un'opportunità troppo bella per lasciarsela scappare. Ok, ottimo. La porta era chiusa a chiave. Immaginavo. Bella lì. Ok. Non mi veniva in mente niente da fare con quelle assi. Beh, intanto sappiamo che ci sono delle assi. Va? Ok, qua altre cose non me le fa fare, a parte vedere qua. Vediamo qua un attimo. Da vicino il motivo non aveva alcun senso. Si spargeva a ventaglio partendo da un punto assiale e si focalizzava in un punto a un lato. Non c'erano dubbi, era lo stesso tipo di idolo che avevo visto in Siria, Baphomet. I templari erano sicuramente passati di qua. Sì, ho capito, ma. Ecco una faccia familiare. Questo? Perché scusa non me lo fa prendere? Attenzione! Ed era là, decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Ottimo, ragazze! Nico? Perfetto. Yeah. Ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Una Diamo un altro. chiesa con un campanile. Una chiesa. Un cavaliere sulla con i miei. Niente. C'è una donna, ma la sua immagine. C'è un uomo. C'è un tipo in mezzo. Guarda. Niente. Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbrigati, George. Ok.
Quindi torniamo in Spagna, immagino adesso. Posso andare in Spagna? Sì, posso tornare in Spagna, e vai. Poche ore dopo. Ottimo. Ci stiamo scatenando, ragazzi. Contando che lo sto facendo tutto in un unico giorno. Spettacolo, cacchio. Ah, adesso ci sarà di nuovo il rompiballe. E continuiamo a lavarci. Vabbè. Dove caspita vai? È qua il tipo. Salve Lopez, come te la passi? Signor Stobart, che piacere vederti, stai bene? Bene, grazie, la contessa è in casa. Ti sta aspettando, ti mostro la strada. Non importa, la conosco. Signor Stobart, sento che ti devo delle scuse. No, non devi scusarti. Sono stato un po' maleducato durante il nostro primo incontro. Lopez, lascia perdere, mi sono presentato come un venditore di olio di serpente. Non mi sarei fidato se fossi stato in te. Non capisci? Il ritrovamento del calice ha dato nuove prospettive di vita alla contessa. È meraviglioso. Lei sorride, lei ride. La gente dice che stia prendendo del Prozac. Addirittura. Così la contessa crede che la maledizione sia stata tolta? Non ne sarei così sicuro. La tua scoperta del calice era la prova che i Templari non avevano mai abbandonato i Vasconcellos. Conta molto per la contessa. Qual è la storia dietro la scomparsa del calice? Si pensa che l'Inquisizione se ne sia impossessata quando fece irruzione durante un periodo di assenza di Don Carlos. Ok. Naturalmente negarono l'accusa, così come negarono di aver sequestrato i bambini. E naturalmente nessuno gli credette. Ma dicevano la verità. Il calice era stato nascosto e non lo avevano trovato. Non pensi che dicessero la verità anche a proposito dei bambini, vero? Madre de Dios, non ci avevo pensato. Ma allora che gli successe? Non lo so. Se l'Inquisizione non li aveva presi, allora chi lo fece? Deve Tan parlarne tan tan. con la contessa. Contaci. Ok, altro niente. Questo qui no. Forse no. Direi nient'altro, ragazzi, per il momento. Mi è sempre sta Ci chiave qua. vediamo Ok, più tardi, Lopez. Adios. vai. Andiamo dalla contessa. Tanto di là non ha senso andarci. Andiamo dalla contessa e spieghiamogli tutto quello che è successo finora. Eccoci qua. Contessa. Signor Stobart, che piacere. La prego, si sieda. Salve, contessa, il piacere è tutto mio. Le ho riportato il suo calice. Stralucidato, sottolineiamo. Accidenti, lo ha fatto pulire. Ho incontrato un prete affabile. Ha risolto il mistero dei Templari? No, non ancora. Non so nemmeno che cosa sto cercando. Ci sono molte storie che dicono che i cavalieri abbiano nascosto immense ricchezze. Quello che so è che non voglio che lo trovino dei criminali. Ah, è molto bello essere giovani e vivere secondo dei soliti valori morali. Ok, vai. Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcellos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, Già. sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobart? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Ah. Intendo. Quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. Che genio del male. Infatti volevo chiederglielo, ma tu non l'hai C'è chiesto. ancora il mistero del pezzo degli scacchi mancante. Non credo che verrà mai risolto, a meno che non venga scoperto il destino dei bambini. L'Inquisizione fu sospettata di avere Ah. preso il calice e i bambini, vero? Ora sappiamo che non ebbero niente a che fare con il primo crimine. E se non avessero nemmeno preso i bambini, allora che gli successe? L'Inquisizione ammise di aver ucciso il servitore di Don Carlos. Questo servitore aveva il compito di proteggere i bambini a ogni costo, vero? Esatto. Credo che nascose i bambini e il calice quando ebbe sentore che l'Inquisizione stava arrivando. Con lui Può morto e Don darsi. Carlos impazzito dal dolore,
Non rimase nessuno che conoscesse il segreto. Sa cosa significa, vero? Credo di sì. I bambini sono ancora qui, da qualche parte. Se fosse nella così, tomba. Allora non è sorprendente che i Vasconcelos siano maledetti. E queste cose qua non servono a niente. Niente da fare. Oh, no. Non posso fare nient'altro. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Questo non posso prenderlo, vero? Il calice. Infatti. C'è altro che mi, salve, mi fa dire? Se me... No. Faccio un... Faccia... Ok. Aspetta che qua mi fa prendere qualcosa. Era un piccolo specchio appeso sopra al lavandino. Ok. Era solo un piccolo, a meno che non si contasse la finestra, e io non lo feci. Questa cosa qua alla fine avevamo già provato a farla prima, ed è quando ci siamo nascosti. Non avrei indossato l'armatura, e non riuscivo a immaginare in che altro modo era possibile utilizzarla. Ci ho provato. Qua ci sono sempre i cani? Sì. Ci ho provato. Amo le armature. E chi non le ama? Ok. Qua c'è di nuovo qualcosa. Allora, vediamo un po'. Torniamo nella cappella. Aspetta, vediamo se mi dice ancora qualcosa lui, altrimenti torniamo nella cappella. No, non fare tutto il giro del mondo. Ciao Lopez. Certamente, signor. Ho preso in prestito il tuo specchio, spero che non ti dispiaccia. No, signor, se credi che ti sarà d'aiuto. Ok. Ci vediamo più... Adios! Vai. Mausoleo. Casa per l'estate. Un errore facile da commettere. Ecco qua. Perfetto, ora... Il problema è... capire che cosa dobbiamo fare qua. Quella sopra alla fine non possiamo far niente. Entriamo qua dentro. Qua? Cos'è che sta tipo guardando? Cioè, cosa vuol prendere? Ora che avevo svelato il segreto, i pezzi di vetro quadrati avevano di nuovo solo un aspetto decorativo. Era troppo delicata per essere spostata. E ora? E non c'era nulla da spegnere, sentendomi come un idiota. George Stobart lo sciacallo. No, non penso proprio. Ho capito, ma qualcosa dovremmo pur fare. Appesa al soffitto sembrava molto vecchia e non è... Ma è stata accesa. No. No. Allora, qua c'è qualcosa che dobbiamo fare. Devo solo capire che cosa. Forse no. No. Perché ha preso lo specchio? È quello che mi sto domandando. Non potevo arrampicarmi lassù senza rompere qualcosa. Però potevo... devi andarci. Nella parte superiore della cupola c'erano delle finestre. Pensavo che avrebbero potuto aprirle per rendere l'ambiente più ventilato. E ora? Sentendomi come un... Scusa, l'altra non puoi aprirla, però. Non potevo... Il leggio era disadorno. Era troppo delicata per essere... Qua niente, qua non c'è, non ci possiamo più far niente. George Stob... Era la Bibbia spagnola che avevo preso in prestito dal mausoleo. Ok. Era la Bibbia... Quindi qua c'è la Bibbia, abbiamo. Non sarei salito... Aspettate un po'. Proviamo a tornare dalla vecchia. Magari la vecchia sa.
Cioè, ci legge la Bibbia, visto che è in spagnolo. Magari. Così capiamo quali sono i versetti che abbiamo trovato. O almeno, stavo pensando che potrebbe essere interessante far così. Vediamo un po'. Signora? Salve, se me... Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. Ok. Molto bene. Iniziamo. Il primo riferimento? Salmi 32,7. Tu sei il mio nascondiglio. Proteggimi dal male. Circondami con canti di liberazione. Il mio nascondiglio. Non si faccia prendere dall'entusiasmo. Questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice. Ha ragione, naturalmente. E adesso? Ok. Giovanni 4,11. Ok. Giovanni 4,11. Eccolo! Il pozzo è profondo. Il prossimo, veloce! Ok, ok. Il pozzo, ma non Corinti, ci sono pozzi. 4,5. Eccolo. Porteremo alla luce le cose nascoste. Nient'altro? Ancora uno. Salmi di nuovo. 22,21. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni. L'ultima non è molto chiara. Leoni? Unicorni? Cosa significa? Non riesco a capire. I punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo. Il mausoleo non è certamente un pozzo, signor Stobart. C'è un pozzo nei sotterranei? Non lo so. Credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta. Lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta. Ok. Andiamo allora da Lopez. Perfetto. Faccio un giro. Torniamo da Lopez e chiediamo allora del del pozzo. Magari troviamo i bambini lì. Chi lo sa. Mizzica deve fare il giro del mondo, cavolo, per arrivare da Lopez. Ciao Lopez, certamente. Tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto. Sì, ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei Vasconcellos. Sai se c'è un pozzo nei paraggi? Un pozzo? Sì, signor. Questa era una volta una fortezza. Come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua? Grande. Okay. Allora dov'è? Come faccio a saperlo? Il pozzo venne coperto il secolo scorso. Era pericoloso. E non hai nessuna idea di dove si trovasse? Nessuna. Venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno. Devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo. Doveva essere nel cortile della vecchia casa, per cui significa che si trova più o meno qui. Qui? Ok. Come facciamo a trovarlo? Ci deve essere un modo. Fammi pensare. Che sia qua? Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ci vediamo più tardi. Addio. Se fosse qua? Vedete sto pezzo qua di terra? Potrebbe essere qua, potrebbe essere. O forse no. Come possiamo aiutarlo il tipo? Ha scattato un attimo il gioco, scusate ragazzi, non so perché. Forse qua dietro poteva essere, vediamo un po' qua. Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri di tubo, così me ne andai. No, non avrei rischiato di farlo spazientire ora che andavamo così d'accordo. Ho capito, ma... Aspetta un po'. Qua altre cose non possiamo vederle. Lui non ci arriva. A meno che non sia dal mausoleo, può darsi che sia lì. Proviamo ancora una volta a chiedere a lui. Al massimo andiamo al mausoleo e vediamo se c'è per caso dal mausoleo c'è qualcosa. Ciao Lopez, certamente. Ancora nessun idea. Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci ci meglio. Ci vediamo più tardi. Adios. E come faccio a fargli pensare? Vediamo un po' di qua. No. (Ride)
Qua è un bel casino, ragazze. Ma proprio un bel casino. C'era la statua di un uomo in cima all'edificio. Sembrava un cavaliere con una pergamena e una specie di bastone. Non sarei... Qua purtroppo cose di... Cioè cose... non so. O vado in una della e contessa. E non c'è... Sentendomi come un idiota. Forse devo toccare qua. Niente. Era troppo... Cos'è? Era troppo delicato. Ok. Aspetta un attimo, scusate che ho visto una cosa. Ah, qua sembrava che ci fosse un buco. Ok, niente. Allora, facciamo una cosa furba. Proviamo ad andare di nuovo dalla contessa e vediamo cosa ci dice. Noi in effetti le cose a Stobart le abbiamo chieste. Qua però non ne vedo di cose da fare. Cioè, non mi dà altre cose da cliccare, quindi... Secondo me... Devo andare per forza dalla contessa di nuovo. Vediamo. Salve, se me... E invece no. E invece no. E infatti, forse faccio no. Un... Faccia... Cacchio, pensavo ci fosse qualcosa da fare con là, invece niente. Forse qua dai cani? Non lo so. Non avrei indossato. Niente. Sto pensando. Forse questo specchio? No. Aspetta un po', vediamo un po' qua. È vero, c'era questo vetro la che parte poteva principale. Vedere. Vediamo un po' facendo così. No. Dal tetto del mausoleo pende una grossa candela che sembra dire accendimi. Posso accenderla? Come cazzo la accendi? Con cosa dovrei accenderla, scusate? Non c'ho un accendino. Con la luce solare? Ciao, forse. Lopez. Hai un... Certamente. Forse con la luce solare. Ancora nessuna idea. Non ancora. Ci vediamo. Proviamo. Ma l'avevo già pensato anch'io quella cosa lì della candela. Però il problema è che... Cioè, come caspita l'accendi? Con cosa l'accendi, più che altro? Infatti... Non ho nessun oggetto per accenderla, è quello il problema grosso. Non potevo arrampicare. Ok. Nella parte superiore pensavo... Come l'accendiamo, appesa sta al sole, sembrava molto vecchia. Ma è stata accesa, e ok. Come faccio ad accenderla? Con cosa? Forse no. Non è che ho tutti questi oggetti, questi grandi oggetti, ragazzi, c'è da dire anche. Perché ci dà sempre il simbolo di prendere qualcosa? Il leggio era di... Vedete? Il leggio... L'ho già fatto sta cosa, ma non me la fa fare. Non posso fare niente. Io sono convinto che c'entri sto specchio. Ma il problema è sto specchio, dove cazzo allora dovrei metterlo? Bella domanda. Magari tipo tramite il fuoco, cioè nel senso, sapete, tipo il sole punta qua e in automatico c'è... Arriva il fuoco. Forse no. La chiave tanto non ci serve a niente. Lo so. Lo so pure io che non ti serve a niente. Ma che cazzo la possiamo fare? E fin lì. Il mausoleo dove riposano... 5 templari, ok. No. Cacchio, ma che sfiga, ragazzi. Siamo sempre un passo indietro, è pazzesco. Non capisco.
capisco, non capisco che cosa. Dovremmo chiedere a Lopez come si accende di qualcosa, tipo. Cavolo, non abbiamo trovato neanche un cerino né niente per accendere la candela. E soprattutto come caspita accendi la candela? Aspettate un attimo. No. Vediamo. Su serio? Mi ricordo che aveva detto che si poteva incendiare facilmente. L'aveva detto il... Non mi ricordo chi, mi sembrava in Siria che ce l'avevano detto. Attenzione. E si è spento. Bisogna prima chiudere questo, quindi. Ottimo. Rifacciamo. Vai. Perché tirava aria, quindi in automatico c'è stato il problema del vento. Adesso non dovrebbe più esserci vento e quindi dovrebbe rimanere accesa. Vediamo un po'. Ok. Attenzione. Video. Addirittura video. Cos'è? Bisogna farla tutta sciogliere. Wow, ragazzi, l'ultimo pezzo dello scacco. Degli scacchi. Attenzione, brucerà un pochettino. L'hai presa al volo, Ciccio. La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Qualche tipo di composto speciale, credo. Una forma complessa scolpita espertamente nella pietra. Pensai che fosse una specie di chiave. Non è una chiave. Ah, sì. Può darsi. Il leggio era di... Ok, vediamo qua. No. No. Oh, sono poche le cose che possiamo fare. Va bene, non è niente di tutto ciò. La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Ok, torniamo allora da loro. È l'unica. Parliamo con lui, dice, facciamogli vedere quello che abbiamo trovato. Ciao Lopez. Sai cos'è questo? No, signor. È una specie di chiave. Sì, credo di sì. Dove l'hai presa? Era nascosta all'interno del cero nel mausoleo. E tu l'hai bruciato. Mi chiedevo cosa fosse quella luce che vidi attraverso la finestra. La contessa si infurierà. La candela era vecchia centinaia di anni. Ah. Vabbè, quindi... Ancora nessuna idea? Stiamoci... Sì. Per generazioni i contadini spagnoli avevano un modo segreto per localizzare l'acqua, anche cioè? Se era a molti metri dalla superficie. Oh, non stai parlando di una bacchetta da rabdomante, vero? Eh? Sai di cosa sto parlando? Ti procuri un bastone e vai in giro fino a quando il bastone si piega e inizi a scavare. Oh, ne hai sentito parlare? Credo che ne abbia sentito parlare gran parte del pianeta. Ok, procuriamoci un bastone. Un momento. Deve essere un bastone speciale. Un ramo di nocciolo a forma da Y. C'è qualche nocciolo qui? Sì, qui. Questo è un nocciolo. Ok. Questo nocciolo quale? Quindi ci ha dato... Non ce l'abbiamo a fare a forma di Y. Ciao Lope. Ci vediamo più tardi. Questo è un nocciolo. Dove? Sarà questo qua? Probabilmente. Un nocciolo. Però qua non me ne fa vedere altri. Questo è un nocciolo. Basta. Non dice nient'altro. Mi è piaciuta sta cosa qua. Ah, questo. Scusa, non l'avevo visto. Cacchio,
andai a cercare un bastone adatto. Non ci credo, non c'era un singolo ramo a forma di Y sul dannato albero. Adesso sapevo che aspetto avesse un nocciolo. Non c'era un... Niente, vabbè, andiamo a parlare un secondo con la... con la signora, va? Andiamo un po' a vedere che cosa ci dice. Tanto stiamo continuando a scovar cose noi, quindi... Salve, se me... Che ne pensa di questo? Sembra una specie di chiave. Dove l'ha presa? Era nascosta all'interno del cero nel mausoleo. All'interno? Cosa ne ha fatto del cero? L'ho bruciato. Ma è insostituibile. Senta, la candela doveva essere accesa in caso di attacco da parte dei Mori, giusto? Si è bruciata velocemente e ha portato alla luce questa specie di chiave. Forse quello era il vero motivo per accendere la candela. Che cosa intende dire? Che accendere la candela era l'equivalente di rompere il vetro in caso di emergenza. Beh, sì, potrebbe essere. I sentimenti non devono interferire nella risoluzione di questo mistero. Ha fatto la cosa giusta. Cosa significa per lei questo fatto? Ha tendenze piromani? Faccio no. Un giro in... Faccia co... Ok. L'alabarda sta qua, non possiamo prenderla. Amo le armature. E chi non le ama? Non avrei indossato l'armatura. Niente, speravo di poter utilizzare almeno l'alabarda. Diciamogli a lui allora che abbiamo sta cosa qua. Che non abbiamo trovato il bastone, è l'unica. Se non lo trovo, cosa devo fare? Ciao Lopez! Il fazzoletto... Oh, non ho niente da ridire a proposito, signor Stobart. Ci vediamo più... Addio! No. Siamo punto a capo, ragazzi, non posso far niente. Ascolta, ma se mettessimo questa qua? No. Abbiamo scoperto che abbiamo bisogno di un bastone rabdomante. E ora? E non c'era nulla da spegnere. Sentendomi come un idiota. No. Aspetta. Forse no. Ci ho provato. Forse no. Ok. Era troppo delicata per essere spostata. Ma siamo sicuri che non dobbiamo distruggerla, far qualcosa? Mi sembra strano. George. Aspetta. Vediamo un po' così. Niente. E boh, torniamo da Lopez. Cioè, come non facciamo? C'è un singolo ramo a forma di Y sul dannato albero. Adesso sapevo che aspetto avesse un nocciolo. Ok, se sai com'è l'aspetto di un nocciolo, vuol dire che forse la possiamo trovare anche da un'altra parte. La butto lì, vediamo un po' se magari c'è qualche altra parte con un nocciolo. Forse uscendo dalla tenuta, può darsi. Era il viottolo che conduceva alla strada principale. Non me ne volevo andare proprio adesso. Ecco. Non c'è nemmeno un nocciolo adatti, ma a me ne serve uno. Quindi... Se non c'erano lì, che cosa caspita dobbiamo fare? Con lui abbiamo notato che se ci parliamo non cambia un piffero. Il nocciolo tanto... cioè, i rami non ci sono. E lui non ci fa parlare del nocciolo, vedete? Ci vediamo... Adio. Non c'è un ramo da qualche altra parte, per caso. Cerchiamolo tipo qua, magari.
Ok. Andai a cercare un bastone adatto. Aha! Eccolo qua, perfetto. Vediamo se riusciamo anche con questo. Questo qui non è un nocciolo, però secondo me non riusciremo. Però va bene, proviamoci. Penso che per andare avanti nella storia comunque dovremmo riuscirci per forza, quindi. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente. Ho la mia bacchetta da rabdomante. E adesso? Semplice, signor. Afferra la bacchetta, para le punte della Y. Tendile leggermente con i polsi, in modo da poter percepire il minimo movimento della punta della bacchetta. E cammina lentamente e con passo regolare sulla zona. Sembra piuttosto facile. Troveremo il pozzo in un attimo. Ok. Speravo che facesse andasse col video. Non fammelo fare a me. Ok, fa da solo, perfetto. Almeno quello. Secondo me è là, praticamente. È lì dove c'è adesso, dove c'è Lopez. Fa tutto da solo, non sto facendo niente io. Ok. Ragazzi, che giro si sta facendo? Signor Stobart, tu hai trovato qualcosa? Ecco, questo è il posto che cela il segreto dei Templari. Nascosto qui per centinaia di anni. Nascosto dalla vista dell'uomo, fino adesso. Il mistero è rivelato. Ok. È un barattolo delata. Ho camminato in lungo e in largo con una bacchetta da rabdomante in mano per trovare un barattolo di latta. Contiene dell'acqua. È quella che la bacchetta da rabdomante deve aver localizzato. Dovrei consultare un archeologo, ma non credo che i Templari abbiano lasciato quello. Veramente, signor Stobart. L'erba venne posata molti, molti anni fa. Questo potrebbe risalire alle guerre napoleoniche. Buttalo via e riproverò. Ok. Lopez gettò il barattolo. Sembrava che avesse fatto una lunga caduta. Il tonfo finale confermò quello che entrambi sospettavamo. Era dietro. Sarà una grossa sorpresa. È stato qui per tutto questo tempo, tutti quegli anni e nessuno l'ha trovato. Rimanemmo in soggezione per un momento, meravigliati di tutti i segreti che ci circondavano. Attenzione. Sarei potuto cadere giù per il buco.